Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, siamo qua per un altro video. Intanto, come vedete, ho dato il POC 56579,55, per cui di cosa si tratta? Sempre del nostro alberello. Ma andremo a fare insieme, più che altro l'ho già fatto e vi spiegherò, il programma in assembler, o meglio in linguaggio macchina, per fare la stessa cosa che abbiamo fatto in Basic dell'alberello, cioè far ruotare i LED. Ma andiamo innanzitutto a ringraziare per primo 8-bit Show and Tells, canadese, che mi ha dato l'ispirazione per riprendere un po' quello che facevo da ragazzo, cioè programmi in assembler per il Commodore 64 128 e poi dopo anche 68.000. Ho iniziato a fare qualcosa, ma più avanti. E stiamo parlando del 6502, ma anche dello Z80, perché ho lavorato anche sullo Z80 molto in assembler. Diciamo che lo ringrazio anche perché mi ha dato da un suo video questa piccola chicca della Directory, ma iniziamo, che adesso vedrete. Iniziamo dicendo che io ho inserito praticamente del Commodore 64, quello del mercatino, come vedete. Qua c'è l'alberello e lì dietro c'è una cartuccia col fast load. Per cui sostanzialmente andremo anche a spiegare le utilità di questo fast load. Aspettate che stavo guardando una cosa che servirà dopo. Ok. Questo fast load, oltre a caricare velocemente, giustamente, aggiunge anche dei comandi tipo dollaro, enter per la directory, che non va a caricarsi in memoria, per cui come vedete 10 ciao, no? Ist, ok. Se io faccio, ecco, adesso vedrete la chicca dell'animazione della directory, che ve la sono personalizzata con dell'ossi, e ci sono i due programmini dell'albero che ho già fatto, oltre al programma make anim dir, che però vi rimando a vedere su appunto il video di 8-bit che ho, diciamo, presentato inizialmente. Andiamo a vedere l'ist, tanto per farvi vedere, e il programma c'è ancora, ma anche altre utilità, tipo ad esempio i con la tilde due punti, ad esempio diamo il comando initialize, ok, allora syntax error, tilde, no, scusate, i due punti, ok, inizializzato il drive, e così si può mettere il comando scratch s due punti, il nome del file per cancellare i file, formattare il disco, diciamo semplifica un po' quello che era i soliti comandi open e via dicendo. Ma c'è anche un'altra utilità, anzi altre due. Una, un menu con il simbolo della sterlina. Si entra in un menu dove c'è la directory, tornare al basic, si può copiare i dischi, disabilitare il fast load, si può entrare ed editare il dischetto che servirà, vedrete, farò un video, ma lo vedrete nel video che ho di 8 bit. E file utility per copiare dei file. Ecco, adesso ritorniamo, ma non è questo l'argomento della descrizione. Torniamo in Basic. C'è ancora, ovviamente, non abbiamo disabilitato il fast load, per cui col dollaro faccio la directory. Ma c'è un'altra utilità che si entra, c'è un monitor integrato per il linguaggio macchina, per cui è possibile con il
punto esclamativo, entrare, come vedete viene fuori il puntino se è dentro, e per uscire se, con un percento, si esce, ma rientriamo, anzi no, vi voglio far vedere subito l'animazione albero 2, l'uno non era ancora molto funzionante, anche se va, ma ha dei problemini, quindi partiamo dal 2,8,1. Ecco, questo è un programma in linguaggio macchina, per cui dando il 0,1 viene rilocato dove è stato salvato originariamente in memoria. Ah, scusate, non ho messo la D, ok. Come vedrete, allora, visto, c'è ancora il nostro programma in BASIC perché non è stato caricato in memoria dall'indirizzo 801 del BASIC, dove partono i programmi in BASIC, ma è stato caricato dove ho messo come nota del file per ricordarmi come avviarlo, all'indirizzo di memoria 49152. Infatti, se andiamo a fare sys 49152 e andiamo a vedere l'alberello, funziona, fa ciclare i LED come nel programma in BASIC con una certa velocità e via dicendo. Ma andiamo a vedere, allora, a questo punto non è possibile uscire dal programma in linguaggio macchina se non resettando, o andiamo a spegnere ancora i LED dell'alberello, poche 5, 6 7,9,255, cioè portare poche 5, 6, 7, 5, 6, 5, 7, 9, 5, ok, adesso si sono spenti, vabbè, non so farlo vedere, ma allora torniamo con la modalità white che si vede meglio e andiamo nel nostro linguaggio macchina. Anche da qui è possibile dare la directory e sempre veloci animato, ma per il caricamento in questo caso bisogna dargli proprio l'indirizzo, cioè in esadecimale C000 che corrisponde a 49152 fino a, no, solamente così, allora il nome del dispositivo, l'8, poi read, virgolette e il nome del file, al 2.lm tratto 49152. È un po' lunghino il nome, però per ricordarmi. Ok, viene caricato e ci dice che parte da C00 e finisce il caricamento a C01C. E alla fine del programma. Quindi per andare a vedere il contenuto anche disassemblato in linguaggio macchina facciamo L, che è tipo un list, che sarebbe disassemblato, C01C, C000 a C01C. E eccoci qua con il nostro bellissimo programma, a sinistra il linguaggio macchina e a destra il disassemblato in assemble. Vi spiego molto velocemente cosa fa il programma. Allora, per iniziare partendo dall'indirizzo C0D all'indirizzo C018, cioè ci sono due cicli annidati uno dentro l'altro, ma poi vi spiego più nel dettaglio. Partiamo come abbiamo fatto col BASIC, lo dà, carica nel registro A. Praticamente il 7502 ha un accumulatore, registro A, e due registri secondari, chiamati anche registri indice perché si usano per indicizzare i salti indicizzati, X e Y, quindi ha questi tre registri con cui fare le operazioni principali. Dopodiché si utilizza la memoria.
Tra l'altro, 6502 è memory mapped, per cui ogni anche indirizzo delle periferiche, come in questo caso dalla porta parallela, che è praticamente gestita dalla CIA, la porta utente, la user port, è all'indirizzo DD03, è per la direzione dei dati, è quel POC che ho dato prima, 56579,255. Programma la porta, come abbiamo visto anche in Basic, in uscita. Poi gli diamo loda 01, carica nel registro A, e lo mette sulla porta dati DD01, scusate, e corrispondeva a 56577. Ora, perché metto bit, il primo bit a 1, quindi accende il primo LED? Lo vedremo in questo momento. Potevo fare anche diversamente. Subito dopo c'è l'istruzione ROR. Cos'è ROR? È l'abbreviazione di Rotate Right. Praticamente fa ruotare tutti i bit a destra, o in senso orario, diciamo, di un bit ogni volta che esegue l'istruzione. Per cui il bit 0 diventerà 1, l'1 diventerà 2 e via dicendo. Questo va a sostituire quello che noi facevamo con l'elevamento a potenza 2 elevato alla x col ciclo for, vi ricordate? L'assembler, il linguaggio macchina, è molto più semplice, ma sulla gestione dei bit è molto più, diciamo, efficace, perché con una semplice istruzione di shift dei bit fa la stessa cosa, molto più velocemente, ovviamente, di dover calcolare un elevamento a potenza, ovviamente. Ok, qui inizia il ciclo, abbiamo detto, carica in Y il nostro registro 1F, poi vi dico perché, e in XFF. Ci sono tre NOP, che nessuna operazione, ma serve per dare un ritardo di circa 3 microsecondi, mi pare, ogni passo. Dopo viene decrementato X, e qua BNE è praticamente tipo un confronto, branch not equal, finché non è uguale a 0, non arriva a 0 praticamente il registro X, lui continua a saltare indietro in questo caso all'indirizzo C0011 che è no. Viene fatto questo ciclo più interno, che è per 256 volte, per cui sarà una manciata di centinaia di microsecondi ogni ciclo che fa, per cui è molto veloce comunque all'uscita del ciclo. Quando esce del ciclo, utilizziamo l'indirizzo del registro Y che avevamo caricato con 1F, vi ricordate? Quindi meno di 256 volte. Adesso bisognerebbe decifrarlo in decimale, comunque mettiamo un centinaio di volte, più o meno, e viene decrementato, e qua c'è un altro confronto col salto indietro, ma in questo caso salterà a 0F, che è praticamente dove viene ricaricato il registro X e viene rifatto un ciclo più interno. Lo fa finché non va a zero, per cui tutta questa pappardella per fare un ritardo di più o meno un paio di secondi, un secondo e mezzo circa. Dopodiché c'è il jump a C00A dove viene rifatto ROR. Perché ho messo il primo bit a 1? Perché, ecco, vi citavo il programma albero 1 che ho messo qui, perché aveva questo problema. Non caricavo il primo bit a 1, a parte si potrebbe settare anche il carry, ma quello è un altro discorso, così viene più semplice. Poi vi dirò perché. E cosa succedeva? Se non c'era già un bit a 1 non funzionava, perché faceva ruotare sempre tutti i bit a 0 e quindi non si accendeva nessun LED. Funzionava inizialmente perché casualmente avevo fatto delle prove, avevo probabilmente un LED acceso e quindi andava.
Ecco, come vi dicevo, il 7502 è memory mapped, per cui come vedete ogni comando di caricamento o scrittura verso un registro è come se lo facesse verso la memoria, è la stessa cosa, a differenza dello Z80 Zilog che ha ben distinto memory mapped e IO mapped, per cui le periferiche tipo questa o ingresso uscita vengono mappate con delle istruzioni diverse. Quindi, ad esempio, se non ricordo male, non so se può al massimo mappare 128, 256 IO periferiche. Mentre col SATA 502 può mapparne tante quanto è la memoria, quindi 64K. In teoria, poi non viene mai fatto, ovviamente. Devo occupare tutto. Va bene, ma bando alle ciance. Andiamo a eseguire il programma. Per eseguirlo ci sono due modalità. Una col J, comando J, viene fatto il jump come abbiamo fatto dal basic, però non esce più. Se diamo G è come se lui avesse un return, diciamo, dal programma. In realtà viene utilizzato un interrupt del monitor, vabbè. Quindi facciamo GC000, ok. E adesso il programma è stato lanciato, come vedete. Però se io vado a premere il tasto Restore, il programma si ferma. Il bello del monitor è questo, e ci dà la possibilità, se non funziona qualcosa, di andare a fare un minimo di debug. Ad esempio, si può fare S con S single step. Ogni volta che si va a S, ecco come vedete, dice che istruzione ha eseguito, un op di X, va passo passo la volta, poi salta ancora all'op, sta facendo il ciclo più interno, quindi è lunghissimo. Va bene. Per salvare il programma, sostanzialmente si utilizza il comando C000C 0, 1, C era, sì, non ricordo male, e write, virgolette e il nome, diamo riprova, ok, e così si salva il programma, da quell'indirizzo a quell'indirizzo in linguaggio macchina. Ma andiamo a listare, utilizzo ancora questo, così facciamo prima, oh, mamma mia. Il nostro programma, esatto, e noi l'abbiamo salvato, andiamo a vederci, col dollaro sarà stato salvato, ok, la nostra animazione, infatti prova, albero 2 cosa fa? Andiamo a caricarcelo. C'è solo una piccola differenza, adesso vi spiego. Quindi C000 8 read, scusate, albero 3, 3.lm trattino rel, ecco, qui non l'ho chiamato con l'indirizzo, adesso vi spiego perché. Okay, andiamo a listarlo ancora, LC000, C0, 1, C ancora, sì, è un po' più lungo, C, ok, abbiamo un byte in più, qua arrivo fino a D. Cosa succede? Lo scopo mio sarà mettere questo programmino poi in una cartuccia, però la cartuccia, quella base, diciamo, del Commodore 64, parte dall'indirizzo 8000 in esadecimale, per cui non possiamo utilizzare il programma a partire dall'indirizzo C000.
perché non funzionerebbe più, perché se vi ricordate prima c'era un jump assoluto. Allora, io cosa ho fatto? Andando a vedere adesso vi faccio vedere, così vedete anche un attimo, tutta la mappa delle istruzioni del 6502, ho scelto la possibilità di fare un salto relativo. Siccome non c'è un salto relativo assoluto senza condizioni, se è 0, se non è 0 e via dicendo, sono andato a scegliere praticamente in questo caso caricare 00 in A, così lo mette a 0 registro A, e poi ho scelto l'istruzione branch equal. Praticamente salta ancora l'indirizzo C00A, ma solo se è uguale a 0, ma il registro A sarà sempre 0 perché l'abbiamo azzerato, per cui salterà sempre. Andiamo a ingrandire un po'. Allora, B e Q relativo, ok. B e Q relativo, come vedete, c'è l'istruzione F0, qua va dal mnemonico, sono 2 byte. È un salto a indirizzamento relativo, non assoluto. Branch on z uguale a 0, cioè il flag di 0, di 0 di un registro è a 1, cioè vuol dire che il registro è 0, è il contrario, i flag funzionano così. Ok, quindi andiamo a vedere perché tutta questa manfrina, cosa succede. L'altro programma, se dovessimo caricarlo a un altro indirizzo, non avendo salto relativo, non funzionerebbe. Non funzionerebbe, crasherebbe perché salterebbe. Dopo il primo ciclo salterebbe allo spazio di memoria dove non c'è niente, cose casuali. Con questo programmino, se noi andiamo a caricare, ad esempio, load, no, scusate, C00, invece di C00 C100, ok, è un altro indirizzo di memoria, fino a C1, 1D, perché abbiamo visto che ha un byte in più, 1D, 8, read, virgolette, 3, punto lm trattino rel, ok, sbagliato qualcosa, sì, ho messo, io ero, vabbè. Qui è il mio drive che, niente, quando fa così, purtroppo vuol dire che è andato alle quaglie, come si dice. Vabbè, noi riproviamoci. Siamo rientrati nell'assemblatore e andiamo a caricarci appunto C00, no, scusate ancora, C 100, avevo sempre C101D 3.lm-rel. Ok, eh no, io error, non capisco perché. C100, albero 3, giusto, searching, niente, new drive che. No.
proviamo a spegnere il tutto e ci vediamo nel seguito del video appena ho risolto sta cosa e vediamo. Scusate, sono io stupido, stavolta il drive non c'entra. Per il caricamento mi ha dato solo l'indirizzo iniziale, non quello finale, ecco. Mi ero confuso, confondendomi. Riproviamo. Quindi carichiamo all'indirizzo 100. Ok. Adesso sta caricando. Quindi andremo a listare e vediamo LC 100 fino a... L'ha caricato infatti C111. Ok. È stato caricato a un altro indirizzo. Andiamo a eseguirlo. G. Come vedete, funziona ancora, anche se è stato rimappato a un altro indirizzo. Ma andiamo, poi si possono fare dei piccoli cambiamenti, ad esempio, ecco, questo qui ha una velocità maggiore, si può ad esempio cambiare qui e mettere con un 0,3 caricamento di praticamente dello shift di 3 bit e cambierà il nostro effetto. Come vedete, se adesso lo fermo, rimarranno accesi se siamo fortunati due LED, per cui vengono accesi 2 bit e shiftati 2 bit. Si può cambiare la velocità, ad esempio se noi lo mettiamo a questo invece di 0F, lo mettiamo invece di 1F addirittura 3F, vedrete che andrà molto più lentamente, si vede anche l'effetto dei due LED che si spostano assieme due alla volta. Perfetto, quindi l'idea sarà poi fare un programmino su cartuccia, tutto questo, ma andremo a vedere assieme, appena lo farò, che dà la possibilità poi di fare diversi effetti, magari col joystick, cambiare la velocità, cambiare il numero di LED che si accendono, un po' di cosette divertenti. Va bene. Dopo tutto questo vi saluto, vi ringrazio, lasciatevi un like e condividete il video se vi è piaciuto con i vostri amici. So che è stato un video un po' tecnico, ma a chi può interessare o la prima volta approcciarsi al linguaggio macchina oppure riprenderlo in mano come è stato nel mio caso, magari può esservi di spunto questo mio video e con l'aiuto anche di Retrofixer che ha creato l'alberello e di 8-bit Tels e Show and Tels che mi ha dato lo spunto per queste cose. Ho visto anche un video sul fast loader che io tra l'altro avevo la cartuccia ma non sapevo che avesse anche tutte queste funzionalità. Ad esempio andiamo a cancellare, come vi dicevo prima, tilde S due punti, lo scratch, andiamo a cancellare prova 1. Vediamo se lo fa. No, scusate, prova, perché 1 non lo so. Ok, andiamo col dollaro. Bella animazione. Esatto, è stata cancellata. Questo per farvi vedere le funzionalità. Alla prossima, grazie a tutti.